La legalità con le istituzioni da un lato, ai fatti di cronaca dall'altro. In prefettura, davanti alle massime rappresentanze, la presentazione di Pescara 2023, la seconda edizione di iniziative che competono per offrire ai cittadini un'occasione concreta di sensibilizzazione al tema. In particolare ci sarà concorso per cortometraggi in collaborazione soprattutto con l'associazione Fraiano e ci sarà una cerimonia di premazione all'Aurum nel mese di maggio. È un linguaggio particolare quello del cortometraggio più vicino ai giovani? Pensiamo che possa essere particolarmente efficace, ma soprattutto cerchiamo di sviluppare iniziative a 360 gradi in modo da cercare di intercettare tutti. Al bando saranno ammessi video non superiori a 3 minuti e 50 secondi, sottotitolati, realizzati a partire da oggi 6 febbraio fino al 3 marzo. I temi: legalità, diritto alla sicurezza, ma anche riqualificazione, aree urbane, diritti delle donne e diritti negati. Sui fatti di cronaca locale non mancano i riferimenti recenti, dalla rapina nella Villa De Cecco all'incendio dei cassonetti in via Roma fino al tentativo di furto del Media Museum. Eventi accaduti in poco più di 10 giorni e che rappresentano il termometro del territorio. Io già a novembre, subito dopo il tentativo di furto, avevo scritto all'assessore alla sicurezza comunale, non ho avuto risposta. Devo ringraziare pubblicamente il sindaco che venerdì ha fatto installare una telecamera sulla piazza, però evidentemente non è sufficiente, forse dobbiamo un attimo capire cosa fare, perché la situazione si sta ulteriormente aggravando, perché il Media Museum evidentemente è stato preso di mira e dopo questo tentativo dobbiamo aspettarcene altri. Il timore è che ci sia anche la possibilità che entrino durante il giorno, visto che stiamo parlando anche di balordi forse.